È domenica, il mare è lontano, le vacanze pure, già belle che passate, però c'è voglia di qualcosa, di estivo, di... Poi vi fa ricordare il mare, la sabbia, tutte queste... l'ombrellone, il bagnino, tutto quanto. Voglio fare uno spaghetto con i ricci, com'è possibile? Ci proviamo con questi tre ingredienti. Io intanto ho uno spaghetto numero 3 del pastificio Liguori, l'aglio che mi hanno regalato buonissimo e un limone non trattato. Il resto dove lo prendiamo? Lo tiro fuori io. Guardate dove fa, alla Max Mariola dove fa così. Non comprate sempre le magliette, le cose, comprate roba da mangiare che mettete da parte, guardate. Zac. Allora, questa è la mia, c'ho di tutto qua dentro, voi non mi copiate la mia credenza, c'è la salsiccia sott'olio, c'ho di tutto, l'acqua di cocco, le foglie di cappero che non si trovano, sono difficili, sono portate dalla Grecia, e poi c'ho questo. Riserva, c'ho polpa di ricci. Allora, mo già lo so, qualcuno che dirà, ma vuoi mettere i ricci appena pescati? Lo so, io sto a Roma, dove vado? C'ho questi qua. C'ho voglia e mo li faccio ed sono anche buonissimi del mio amico Giordano. Allora, spaghetto numero 3, un po' di sale mettiamo, grosso, wrap. Poi io e camera woman, se vi fa 2 etti e mezzo? Va bene, mi ha detto di sì. Butto qua dentro con questa bella pinza, mettiamo dentro l'acqua, belli, sott'acqua, come i ricci. Poi, per lo spaghetto di ricci, cosa manca? Peperoncino, tiè. Beccate questa, guarda qua, ne prendiamo 2, eccoci qua, perfetto. Poi il prezzemolo non l'ho comprato, non ho fatto in tempo, però dato che ho camera woman e non butta mai niente, c'ho qui, si è cambi il prezzemolo congelato, con le bustine che ci avete tutti quanti voi a casa, tutti noi esseri normali. Allora, che faccio? Metto gambi di prezzemolo, qua, olio buono, da amichetto mio, Domenico Ligari, senti che musica? Vai, piano piano, facciamo partire lentamente, come questa musica, senti come parla? Poi metto, guardate che bell'aglio, siciliano, spicchietto, bello, grazie Domenico, anzi papà di Domenico. Ragazzi, l'aglio è fantastico, c'ha un profumo e te ne... fame, alziamo leggermente, vedo che non famo... ok, perfetto, così. Poi, insieme all'aglio, tutte quante il prezzemolo, i gambi di prezzemolo, che cosa metto? Anche... Allora, non mi guardate... Allora, voi adesso domanderete, che cos'è questo? Volete saperlo? Lo compro in Thailandia, perché io compro... Dove vado? Compro da mangiare e cose che servono per cucinare. È un pelamango in Thailandia. Allora, vado così, però anche come per il limone può andare bene. Solo la scorza. Mamma mia ragazzi, questa è una domenica da mangiare stesso spaghetto, sul divano un bel bicchiere di vino, un film con la provo bello che ti piace, quello che sempre desiderato lo danno, lo so, lo compriamo. Adesso ci abbiamo 7 minuti totali da quando abbiamo buttato la pasta, ok? Quindi bando alle chiacchiere, facciamo ben... dorare l'aglio, un altro spicchietto d'aglio per chi non mi accontento, faccio così, mi piace, domenica non devo lavorare, è riposo, sto con Mariuccio e camera woman, pasta proprio, lo rendo proprio bello, pasta, mezzo spicchietto, lo tengo qui su, quindi si sente il profumo del prezzemolo, certo è congelato, però non l'abbiamo buttato quando ce l'avevamo che è ancora fresco, l'abbiamo recuperato, ecco qua, levo, il limone lo lascio, si sente un profumo di limone stupendo. Dorato, non bruciato l'aglio, E adesso apriamo questa scatoletta delle meraviglie. Ah, guardate qui che bello. Uova di ricci. Guardate. Ah, mamma mia ragazzi. Non posso assaggiare se è buono? Un gianduiotto. Questa già la camera woman, che è? Sta bruciando, attenta, vai. È un gianduiotto, è una squisitezza, vai. Tolgo tutto, aggiungo pochissima acqua di cottura della pasta. Così esaltiamo tutto, esaltiamo. Facciamo intanto andare e aspettiamo adesso
che si cuocia? No, si cuoce la pasta. Che cuoce? Devono mancare 3-4 minuti alla fine di cottura della pasta, perché la cuoceremo qua dentro alla fine di cuocere. Vediamo un po' a che punto stiamo. No, vado, vado. Bella dura 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 dura. Adesso si insaporisce qua dentro. Diventa una crema. Questa è una pasta che fanno a Gragnano, in GP, buonissima. Allora, butto il prezzemolo, questo qui, che avevo già tagliato e congelato. Un po' di acqua, un altro pochino di acqua. L'aglio, che non abbiamo messo. Il peperoncino, che fai? Non ce lo mettiamo? Così, a freddo. Ecco qua. Che tanto sta cuocendo ancora la pasta, quindi... Mamma mia, sto peperoncino come picca, si sente al naso. Adesso, fuori dal fuoco. Olio extravergine. Sei pronti? Il liquido. Mamma mia, spettacolo, ragazzi. Allora, chi mangia la pasta coi ricci sa che cosa vuol dire questo, cioè è goduria, senti il mare in bocca. Mamma mia che roba, ragazzi. Adesso prendiamo il piatto, anzi la nostra bella scodella. Bella abbondante, ragazzi. Metto un po' di ricci così. Mettiamo una ratta di limone. E un goccio d'olio. E adesso assaggio pure io. Fermi, c'ho una fame che non ci vedo. Sto sentendo male. Buona, piccantina, delicata, dolce con questo riccio, eccezionale, grazie Giordano, e con poi con la punta di scorza di limone è fantastica. Alla salute, viva la vita, viva la cucina e viva l'amore. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perdete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mostra questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.